Bentornati a tutti su Brick Club, la rubrica sul mondo del mattoncino. Ragazzi, che dire, 300 iscritti, davvero, 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 grazie. Ci siamo lasciati poche settimane fa con lo speciale per i 250 iscritti, che mi sono divertito un monte a farlo. È stato il question and answer, e visto che mi sono divertito così tanto a farlo, magari possiamo iniziare a raccogliere le domande per il secondo question and answer del canale proprio sotto questo video. Come sempre, domanda preceduta o seguita da Q e A, di modo che saprò che sono domande alle quali vi risponderò nel question and answer. Come per la volta precedente, appena raggiunto un numero adeguato di risposte per un video, risponderò a tutte le vostre domande. Per me sarebbe davvero divertentissimo, quindi spero che voi vogliate partecipare insieme a me a questo tipo di video, perché davvero è divertentissimo, mi piace davvero tanto farlo, perché è davvero un modo molto più interattivo per conoscerci, per scambiare delle opinioni e per sapere un po' quali sono i miei e i vostri gusti, e mi piace davvero tanto. Quindi mi raccomando, lasciatemi tutte le vostre domande per il prossimo question and answer nei commenti di questo video. Per ringraziarvi dei 300 iscritti, ho deciso di fare non uno, ma ben due speciali di ringraziamento. Quindi questo sarà il primo dei due speciali per i 300 iscritti e sarà un video acquisti dedicato al mese di giugno. Mentre il secondo video sarà una puntata speciale di Brick Club di un set davvero fantastico. Il set ve lo mostro già in questo video, ma non vi dirò assolutamente qual è. Magari scrivetemi nei commenti quale pensate che possa essere e vediamo chi ci sarà andato più vicino. Quindi iniziamo con il primo dei due speciali per i 300 iscritti, video acquisti di giugno. Giugno è stato un mese particolarmente pieno di uscite e soprattutto è coinciso anche con il mio compleanno, che è stato il 5. Ci sono stati un po' di acquisti, diciamo, in più del normale rispetto al solito, e quindi volevo un attimo farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto fino ad oggi, commentando anche un po' i set che vi farò vedere, quindi con qualche aneddoto legato vicino. Spero che questo tipo di video vi piaccia, magari lo potremmo introdurre una o due volte al mese quando ci saranno insomma un bel po' di uscite per commentare tutti insieme le varie uscite di quel mese. Vi avverto che alcuni set sono anche dei set tra virgolette che ho recuperato, quindi che mi mancavano per completare varie collezioni, e quindi non sono prettamente set usciti questo mese. Iniziamo subito da quella che è la vera novità di questo giugno 2018, ovvero il set 76109 Ant-Man and the Wasp, gli esploratori del regno quantico. Questo è un set che attendevo da tantissimo, da quando era stato annunciato il film di Ant-Man, perché non sono riuscito a recuperare il primo set del primo film di Ant-Man, e Ant-Man è davvero uno dei miei supereroi della Marvel preferiti, e sapete che io colleziono principalmente Marvel Super Heroes, quindi sono ancora alla ricerca del primo set di Ant-Man e spero di riuscirlo a trovare, anche perché diciamo che ha raggiunto delle cifre folli, quindi sto cercando anche di trovarlo al giusto prezzo. Ma è un set davvero carino che porta due minifigure esclusive, tra l'altro, ovvero Wasp e Ghost, che è il nuovo nemico del film, si vede già nel trailer, quindi non è uno spoiler, e fortunatamente non ci hanno spoilerato nulla, perché è tutto ciò che vediamo sul set è visibile già nel trailer. Come vi dicevo, un set che aspettavo da tantissimo perché adoro particolarmente Ant-Man. È uscito il 2 giugno e il 4 l'ho ordinato al mezzanotte per festeggiare tra virgolette il mio compleanno, e perché era attiva anche una promo che vi farò vedere dopo. Un set molto carino, in linea con tutti quelli che sono i set della linea Marvel Super Heroes, davvero molto molto bello. Vediamo che il veicolo si può aprire, che ci sono varie possibilità di posa e di gioco, quindi davvero negli standard della Marvel Super Heroes, molto molto bello. Quello che ho notato subito è che il numero è il 76109, e sappiamo che il 76110 è già un set di Batman Movie, quindi sarà curioso vedere come proseguirà la numerazione dei set Marvel Super Heroes dai prossimi set in poi. Ho paura che, come per il precedente film di Ant-Man, ci sarà solo un set legato a questo film, anche perché compaiono già tutti, diciamo, i principali protagonisti e antagonisti del film, quindi penso sarà l'unica uscita legata a uno dei miei però supereroi tra virgolette, perché Ant-Man è sempre, diciamo, un po' sopra le righe rispetto ai supereroi classici preferiti della Marvel.
Come vi dicevo, ho aspettato il 4 giugno, nonostante fosse uscito il 2, per prenderlo sul Lego Shop, perché oltre ad essere un'esclusiva del Lego Shop, non c'è ancora né nel Lego Store né nei negozi di giocattoli classici. Dal 4 giugno era attiva anche una promo che si protrarrà fino al 20 giugno, quindi siete ancora tutti in tempo, e dall'11 è una promo disponibile anche nel Lego Store, che è legata a un minimo d'acquisto, ovvero su un minimo d'acquisto di 65€. C'è in omaggio un set promozionale davvero bellissimo, che è il 40291, il libro delle personalità creative. E vediamo che è protagonista di questo set Hans Christian Andersen, ovvero uno scrittore di favole famosissimo, originario della Danimarca, quindi originario dello stesso paese dove è nata la Lego. E vediamo che c'è anche il bellissimo finto marchio in cera lacca sopra. Vediamo che il set è composto da un libro aperto a metà, tipico insomma delle sue favole, dove spicca su di tutti la sua minifigure seduta con un libro aperto, che suppongo sia il libro delle sue favole, con un bambino con un pretzel, che è un alimento tipico di quelle zone, e una delle sue favole più famose, che dovrebbe essere il brutto anatroccolo, di cui esiste anche una bellissima versione in cartone animato che ricordo particolarmente con piacere quando ero piccolo. E il dubbio è, siccome non è specificato, che si tratti o del brutto anatroccolo o di un'altra favola meno conosciuta, sempre di Hans Christian Andersen, che ha per titolo il cigno, non ricordo come. Comunque sappiamo che il brutto anatroccolo poi si trasforma in cigno, quindi suppongo che, essendo quella più famosa, sia riferito proprio a quella. Come possiamo vedere, un set molto bello, che non dovrebbe avere uso di adesivi, ma ci dovrebbe essere questa parte che è una tile completamente stampata, così come il libro, che sappiamo che è stampato in quanto appare già in due set, uno della linea Friends e uno della linea Disney, non ricordo precisamente quale castello di quale principessa, ma già c'era questo libro con la scritta "C'era una volta", come vediamo anche dal retro della confezione. Un set molto molto bello, che non vedo l'ora di aprire e recensire, perché davvero le promo sono sempre molto belle, specialmente le ultime, ma questa davvero è fatta molto bene, sembra un set Ideas per livello di dettaglio, per intenderci, ed è comunque un set da 300 pezzi circa, quindi diciamo bello impegnativo. Come vi dicevo, fino al 20 giugno lo trovate presso il Lego Store e sul Lego Shop, gratuito su un minimo d'acquisto di 65€. E beh, mi direte, ma il set di Ant-Man è costato 26,99€, come ci sei arrivato a 65? Giustamente, ho preso per l'appunto un altro set, che è sempre un'esclusiva Lego Shop, non si trova ancora né nei Lego Store né nei negozi fisici, ed è, per la precisione, il 41456, il parco giochi dell'Unikingdom. Voi lo sapete, Unikitty è uno dei miei temi preferiti. Appena usciti i set, subito sono corso a comprarli. E vediamo che questo è il parco giochi dell'Unikingdom, molto molto bello. Tra l'altro questo mese mi sa che è un mese particolarmente dedicato alle giostre, perché è uscito un Creator 3-in-1, che sono le giostre dei pirati. È uscito il roller coaster e è uscito il parco giochi di Unikingdom, quindi questo mese è dedicato alle montagne russe in particolare e a tutte le giostre con degli scivoli. Vediamo subito che è ricco di minifigure, non come la scatola creativa che abbiamo analizzato, che era veramente bella bella ricca, ma ha comunque delle minifigure che troviamo però anche in quella scatola creativa. Per questo vi dicevo, quel set in particolare lo vedevo un po' come un market killer, perché comunque qui troviamo Brock, Master Frown, Rick, Puppycorn e Unikitty, che troviamo già nella scatola creativa, e in più l'unica figure personaggio che troviamo qui e non nella scatola è Dr. Fox, che però troviamo anche in un altro set. Quindi diciamo molto bello come set. Se lo dovete prendere solo per i personaggi, non ve lo consiglio, perché trovate già tutto nella scatola creativa, lo sapete come la penso. Però come set è fantastico, davvero molto bello, soprattutto per il fatto che c'è della giocabilità, con il fatto che le giostre si possono muovere, ci sono le autoscontro, ci sono le montagne russe, c'è il calcio in culo che gira, quindi davvero molto molto ricco. In più ci sono i vari stand, sia dei gelati che dei popcorn, molto molto carino come set. Poi sapete, adoro Unikitty, non potevo farmelo scappare assolutamente. E tra l'altro questo è il set, diciamo, più grande proprio come dimensioni di tutta la serie, non come prezzo o numero di pezzi, ma proprio come dimensioni fisiche. Questo è uscito al prezzo di 39,99, infatti 39,99 e 26,99 sono arrivato giusto giusto a 66€, quindi un euro in più rispetto al minimo d'acquisto per avere il set promozionale. Anche questo non vedo l'ora di aprirlo, montarlo e recensirlo, perché davvero è un tema che mi fa impazzire, coloratissimo, pieno di personaggi, giocabilissimo, e poi lo sapete, Unikitty l'adoro alla follia.
follia. Infatti non vedo l'ora di riuscire a recuperare un box di minifigure di Unikitty, perché sono impaziente dal completare tutta la collezione, quindi appena avrò la possibilità penso comprerò un box intero e poi cercherò comunque di scambiare con altre serie le altre serie complete di Unikitty. Questi erano, diciamo, i set legati alla promo di giugno 2018. Ora vi faccio vedere qualche altro acquisto che ho fatto, in particolare questi erano i set che mi sono, tra virgolette, regalato alla mezzanotte del mio compleanno per festeggiare l'autoregalo che mi faccio solitamente tutti gli anni. Ora vi faccio vedere gli altri set che ho comprato, sia perché erano novità o esclusive, sia perché comunque li cercavo da tantissimo e sono finalmente riuscito a trovarli. Un altro set che sono stato felicissimo di trovare, l'ho trovato pochi giorni fa da un venditore eBay. Voi sapete, solitamente sul nuovo non è che ci si trovi chissà quali mega offerte. Ogni tanto sui set invece fuori catalogo spesso si riesce a fare qualche affaruccio. Ecco, io sono stato felicissimo di trovare due set ancora a prezzo di catalogo che ormai erano fuori produzione da anni ed avevano raggiunto anche delle cifre a volte un pochino altine, mentre invece sono riuscito a trovarlo a prezzo di listino e sono stato felicissimo. I due set in questione, ve li faccio vedere uno alla volta, sono il 76036, ovvero Carnage's Shield Sky Attack, ovvero l'attacco di Carnage ad un velivolo dello Shield con all'interno un agente dello Shield e Batman del film Ultimate Spider-Man. Davvero fantastico, soprattutto per Carnage e per l'agente dello Shield. Sapete che non sono un grande amante di Spider-Man, fondamentalmente più quello del reboot che il vecchio, ma la minifigure di Spider-Man in nero è stupenda. La minifigure di Carnage, che poi tra l'altro tra i villain dell'universo Marvel è uno dei miei preferiti in assoluto. Preferisco di gran lunga Carnage a Venom, cioè adoro veramente Carnage, anche perché è stato forse una delle prime action figures che ho avuto da piccolo. Ricordo ancora benissimo questa action figure di Carnage, che chissà che fine avrà fatto, come tutti i giochi da bambino che poi vengono perse, ma era veramente fantastica e l'adoravo alla follia. Questo mi mancava come set Marvel, lo cercavo da tantissimo sia per l'agente dello Shield, perché sapete che poi di tutto l'universo Marvel quello che io adoro in particolare è Agent of Shield, e lì ci sono, a parte l'agente Coulson che è il mio preferito in assoluto, i vari agenti dello Shield che io adoro tantissimo, e quindi ecco, questo set diciamo rappresentava un po' tante mie passioni messe insieme tra Carnage, gli agenti dello Shield, ed è comunque un set che mi mancava per completare la collezione dei Marvel Super Heroes. Questo l'ho trovato a prezzo di listino, incredibile, 14,99€, ed è fantastica questa cosa perché comunque è un set piccolino, caratteristico ovviamente per le minifigure più per il veicolo, che comunque è molto carino, e per il fatto che erano tra le prime super jumper della serie Marvel Super Heroes, come vediamo dalla scatola. Insieme a questo, sempre dallo stesso venditore, ho trovato un altro set della linea Marvel Super Heroes che mi mancava per completare la mia collezione Marvel. Il set in questione è il 76047, ovvero Black Panther Pursuit. Questo era uno dei set di Civil War che mi mancava. Mi manca ancora il Quinjet e la battaglia aerea del Quinjet, e quello ha raggiunto veramente cifre folli. Spero di riuscirlo a trovare prima o poi, ma questo qui anche mi mancava. È molto bello perché ci sono sia la prima versione di Black Panther nei set Marvel Super Heroes col suo primo jet, dove vediamo le varie iscrizioni del Wakanda, quindi prima del Talon Fighter di Black Panther, e soprattutto c'era il Winter Soldier, molto molto bello, a bordo della motoretta, cioè quindi Bucky, che prima di Civil War era apparso solamente come polybag, ma non vorrei dire un'inesattezza. Comunque un set molto carino, e diciamo le parti principali sono ovviamente il jet di Black Panther, Black Panther e il Winter Soldier. Il resto del set è un Capitan America abbastanza comune, diciamo, sia come divisa che come taglio di capelli e faccia, a bordo di una Jeep della Task Force, penso sempre dello Shield. Dal retro vediamo qualche dettaglio in più, che comunque il jet è apribile per ospitare la minifigure, porta anche un estintore, c'è la Jeep come vi dicevo con Capitan America, vediamo anche che c'è la larga, motorino e soprattutto il Winter Soldier, che è una delle minifigure a mio parere più fedele di tutto l'universo Marvel Super Heroes. Lo sono riuscito a trovare a prezzo di listino, quindi 29,90, forse qualcosina in meno anche. Sono stato veramente contentissimo di averlo trovato, come l'ho visto era in compralo subito, non in asta, non ho esitato, ho preso questo e quello di prima che ho fatto vedere con Carnage dallo stesso venditore. Fortunatamente c'era una mia amica che scendeva per il mio compleanno da Milano, quindi non ho pagato neanche le spese di spedizione, ho dovuto aspettare qualche giorno in più e ho sofferto ammetto nell'attesa per poterci mettere le mani sopra, però alla fine
Eccolo qui, quindi ho quasi completato finalmente la serie di Civil War. Un altro tassello che si aggiunge alla mia collezione dei Marvel Super Heroes. Mettiamolo via e proprio rimango in tema, proprio di Marvel Super Heroes, voglio parlare col prossimo set. Ho approfittato di una promo che è attiva sempre fino a luglio, se non erro, dell'app di Amazon che alla prima installazione vi regala un buono di 5 euro, che unita a un altro buono da 5 euro Amazon che avevo, che era in omaggio sull'acqua Ferrarelle, quindi acquistando un tot di casse uscivano dei tagliandi che poi venivano convertiti in punti e tra i premi c'era un buono Amazon e ovviamente ho scelto quello, quindi avevo 10 euro di sconto. In più mi era stato fatto il rimborso per chi ha visto la mia epopea con il Lego Shop dei pacchi disastrati, ovvero i Brickheads di Marty McFly e Doc, che mi arrivavano continuamente rotti dopo 3 tentativi. Alla fine abbiamo deciso di optare per il rimborso e non per un nuovo tentativo di spedizione, e quindi mi ritrovavo questi 20 euro sulla carta più i 10 euro di buono. Potevo approfittare insomma di un set entro i 30 euro. C'è da dire che la spedizione che mi è arrivata dopo, avete visto che è quella di Unikitty e di Ant-Man del set promozionale, è arrivata perfetta. Purtroppo c'era stato un problema di cambio magazzinieri o corrieri nel periodo, sono stato sfigatissimo perché non sono stato l'unico per fortuna, ma il servizio clienti italiano è stato davvero ineccepibile. Mi hanno seguito davvero passo passo in questa epopea, sono stati veramente fantastici e sono riusciti a risolvermi il problema. Quindi ho dovuto rinunciare tra virgolette al Brickheads di Marty McFly e Doc, ma comunque lo recupererò tramite Amazon o Lego Store. E con questi 30 euro che avevo ho approfittato di un'offerta che c'era su un set sempre della linea Marvel Super Heroes che era scontato del 15 o del 20%. Il set in questione è il 7600, ovvero l'attacco del Royal Talon Fighter. Quindi l'ultimo dei set di Black Panther che mi mancava, in realtà ne sono due più quello di Civil War 3, i set in cui appare Black Panther, ma questo era quello che mi mancava rispetto all'attacco del rinoceronte per completare i due set dedicati proprio al film di Black Panther. Quindi ovviamente vediamo che c'è il Talon Fighter come elemento principale, diciamo, da costruire, ma la cosa bella sono le minifigure, perché troviamo Killmonger con la maschera che ruba all'inizio nel museo, Black Panther ovviamente con la prima tuta, quindi non quella evoluta del Wakanda preparata dalla sorella che troviamo poi nell'altro set in cui combatte con Killmonger, Ulysses Klaue che è quello che compie la rapina al museo dove rubano le armi in vibranio, e in più troviamo Nakia alla guida del Talon Fighter. Quindi un set veramente bello, soprattutto perché il Talon Fighter è fatto benissimo, cioè si riesce a vedere davvero già dalla scatola il livello di dettaglio molto molto alto e la fedeltà comunque al modello originale. In più c'ha tutta questa parte delle ali, tra virgolette, che si aprono, che è davvero fantastica. La maschera di Killmonger è qualcosa di eccezionale, perché davvero è bellissima. E in più vediamo che c'è anche Nakia che ha i suoi anelli d'acciaio da lanciare, c'è lo spazio apribile del Talon Fighter per poter, diciamo, rinchiudere all'interno di Killmonger, davvero fatto molto bene. Molto contento, ovviamente, un set della linea Marvel Super Heroes, che ve lo dico a fare, la mia passione principale. Sono felicissimo di aver recuperato un altro tassello mancante alla mia collezione. Come vi dicevo, approfittando delle varie offerte, buoni e scontistiche, sono riuscito a pagare 19,90 euro, il che rende il set ancora più fantastico, perché comunque è stato un bel risparmio di circa 15 euro. Oltre questo, ce ne sono ancora altri due set. Vi dicevo, è stato un mese di uscite e di acquisti davvero bello bello pieno. Oltre questo set, che ora metto da parte, ho preso altri due set. Uno è, tra virgolette, una novità, anche se è uscito qualche mese fa. Dovrebbe essere uscito a maggio o fine aprile. Mentre l'altro è un recupero, come li chiamo io, ovvero quei set che non sono riuscito a prendere all'epoca e che ora sono difficili da trovare o che comunque sono aumentati di prezzo. L'ho trovato a prezzo di listino, mi ci sono fiondato come sempre nei miei tour all'interno dei negozi di giocattoli. Quando li vedo in giro mi ci fiondo sempre e vado a vedere che cosa hanno sugli scaffali. Si trova sempre qualche vecchio set ancora a prezzo di listino. Il set in questione vi faccio vedere prima il recupero e poi l'ultimo set. Il set in questione è il 21306, ovvero Yellow Submarine, il set dedicato ai Beatles della linea Lego Ideas. Questo è un altro set che io cercavo da una vita, purtroppo non sono riuscito a prendere all'epoca, ormai mi ero rassegnato a doverlo pagare sui 70 euro, perché bene o male è quella ora la quotazione intorno alla quale si trova. Fortunatamente sono riuscito a trovarlo a prezzo di listino, ovvero 49,99, quindi ottimo, nuovo.
sigillato, e sono davvero felicissimo perché tra l'altro questo a mio avviso è forse uno dei 7 Ideas più belli, a parte perché è coloratissimo, a parte perché rappresenta i Beatles e sono veramente un pezzo di storia enorme, ma poi per il dettaglio delle minifigure e soprattutto per il sottomarino, che è molto molto ben fatto, è ispirato ovviamente al Yellow Submarine, il cartone, il film d'animazione che era tra virgolette musical dei Beatles. Infatti vediamo, c'è anche la scimmietta, chiamiamola così, ed è fatto veramente benissimo, a parte tutti i dettagli, ma poi vediamo che si può aprire per ospitare all'interno i 4 Beatles e si smonta nelle varie parti per poter avere accesso alle varie zone, in più alla base espositiva che lo tiene diciamo sul fondo marino, quindi davvero fatto benissimo, un set veramente stupendo, con delle forme davvero belle perché riesce a ricreare perfettamente tutte le curve, le forme arrotondate di questo set, quindi che ve lo dica, fa un set fantastico e sono stato felicissimo di trovare, vedete ci sono ancora i sigilli, in negozio su uno scaffale. Questi sono quei recuperi di cui sono felicissimo e che capitano una volta ogni tanto, diciamo, cioè qualche botta di fortuna. Vi dico questo perché i set Ideas sono diciamo la mia seconda passione dopo i set della Marvel, quindi quando posso li recupero sempre, anche perché vi ho detto che io ho riniziato con la Lego, sono uscito dalla Dark Ages diciamo intorno al 2015, quindi col set di Doctor Who, tutto ciò che c'era stato prima o comunque tutto ciò che c'è stato nell'ultimo anno che non era Marvel me lo sono perso per forza di cose, perché comunque avevo un altro lavoro, non avevo tutta la possibilità di poter a volte concedere un set in più, quindi dovevo scegliere o Marvel o qualcos'altro, quindi sto recuperando piano piano tutto quello che non ero riuscito a recuperare con il tempo e fortunatamente sono riuscito a trovare questo set e ne sono contentissimo. Vi faccio vedere l'ultimo set di questo video acquisti di giugno ed è un'esclusiva ancora di Lego Shop, anche se al momento si trova anche da Toy Center, anche se maggiorato di 5 euro rispetto al prezzo di listino, ed è una cosa che non è che mi sia piaciuta tanto. Sinceramente non ho capito perché Toy Center ce l'ha disponibile a prezzo maggiorato, come succede alcune volte, ma vabbè, è una catena di negozi, libero mercato, può fare quello che vuole, ma questo set non è arrivato assolutamente nell'Lego Store, quindi l'unica per pagarlo a prezzo di listino è prenderlo sul Lego Shop online. Il prezzo è vicino alla soglia minima di spedizione, quindi magari prendendo una o due minifigure collezionabili in più riuscite ad approfittare anche delle spedizioni gratuite. Questo l'ho preso in realtà a maggio, ma diciamo che sono riuscito ad averlo sotto mano realmente pochi giorni fa, in quanto fa parte di quell'epopea di invii e rinvii di set che mi arrivavano totalmente distrutti, con le scatole totalmente rovinate, le scatole degli imballaggi totalmente aperte, che ci sono state in quest'ultimo periodo dal Lego Shop, che consisteva di questo set più il set di Marty McFly e Doc di Ritorno al Futuro. È un set che davvero, come ho visto l'uscita, non ho resistito, ho voluto prenderlo a tutti i costi. È un set bellissimo, è un set celebrativo, anche se non è stato a mio avviso sponsorizzato e annunciato al meglio, ed è un set che io vi consiglio di prendere assolutamente, soprattutto se avete qualche anno in più come me e avete vissuto l'uscita di questo film fantastico. Parliamo di un set della linea Jurassic World, quindi dei nuovi set usciti quest'anno, ma in realtà è il set celebrativo per i 25 anni di Jurassic Park. E lo dico con un po' di commozione perché ricordo ancora precisamente il giorno in cui andai a vederlo al cinema. È uscito ben 25 anni fa, signori, questa cosa mi fa sentire vecchissimo perché davvero non pensavo che fosse passato così tanto tempo da questo film stupendo che ancora oggi credo tenga testa a tantissimi altri film, sia per gli effetti speciali, sia come trama, sia come coinvolgimento. Quindi 25 anni dopo riviviamo la scena dell'inseguimento del Velociraptor all'interno dei laboratori e delle cucine. Questa cosa è fantastica. Davvero vediamo i personaggi principali del film Jurassic Park, ovvero Alan Grant, Ellie Settler, Lex Murphy e Tim Murphy, i due fratellini. In più troviamo il Velociraptor che è stato, diciamo, insieme al T-Rex. Ecco, ma forse i Velociraptor sono stati i veri protagonisti del primo Jurassic Park perché sono stati quelli che ci hanno coinvolti di più nell'azione. Prima ovviamente della grande comparsa del mega T-Rex, però diciamo i Velociraptor sono stati anche tra i miei preferiti perché veramente hanno fatto vivere delle scene di pathos e di coinvolgimento puro in quel film. Come vediamo un set abbastanza tra virgolette piccolino, anche se stupendo, davvero esteticamente molto bello, ma che forse rapporto qualità-prezzo
Parliamo di circa 300 pezzi per €49,99. Quindi ok il celebrativo, ok la licenza, ok che c'è il Velociraptor, ma il prezzo è un pochino esagerato. Ammetto, l'ho preso solamente perché era il celebrativo di Jurassic Park, che è un film che adoro, altrimenti avrei aspettato volentieri magari di trovarlo in offerta, ma dubito se si troverà rapidamente in offerta, perché comunque per il momento è un'esclusiva solo Lego Shop e si trova da Toy Center maggiorato, quindi mi sa ci vorrà un bel po' per trovarlo con qualche scontistica interessante. Quindi non volevo aspettare e ho ceduto alla fine, anche se il prezzo è leggermente alto a mio avviso, ma anche come numero di pezzi, per quanto minifigure e dinosauro non giustifichino la spesa. Però è un set che è davvero bellissimo, iconico quanto non mai. Vediamo che c'è anche qualche meccanismo per poterlo giocare. Qui ci sono i vari ovuli di ambra dove c'era ancora il DNA dei dinosauri intrappolato dentro. Che dire, il Velociraptor è stupendo. La linea Jurassic World che è uscita ora ci ha abituato a uno standard di figure dei dinosauri veramente altissimi, sono molto molto belli e questo set non è da meno. Vediamo che è ricco poi di particolari, di dettagli e soprattutto ha una tra virgolette modularità di composizione, perché vediamo che si attaccano le varie stanze con i pin technic, quindi possiamo montare e smontare in varie parti questo set per poterlo poi comporre a nostro piacimento. Vediamo che c'è il vetro che può essere tirato via per simulare proprio la scena del film in cui il Velociraptor entra nelle cucine, le minifigure con le gambe nano che possono essere nascoste all'interno dei mobili della cucina proprio come nel film, ci sono tavolette di cioccolato, c'è dell'insalata, ci sono i bibi tozzi, cioè davvero è fatto veramente veramente molto bene, molto realistico e pieno di dettagli soprattutto. Inoltre vediamo che c'è poi tutta la raccolta dei vari dinosauri che possono poi essere assemblati tra di loro parte per parte per poter creare il proprio ibrido, che poi è la peculiarità tra virgolette di Jurassic World, non Jurassic Park, quella del dinosauro ibrido. Quindi vediamo che sono perfettamente compatibili le varie parti dei vari dinosauri, dei vari set, dove troviamo, ecco, il Baby Raptor che ci dicevano che era esclusiva del magazine e invece nel 75929 e nel 75930, alla faccia dell'esclusiva. E poi troviamo tutti i vari dinosauri, insomma, che possono essere assemblati tra di loro con i vari numeri di riferimento del set. Che dire, un set che sono stato contentissimo di comprare e che vi consiglio, se siete anche voi dei nostalgici come me di Jurassic Park, di non farvi scappare assolutamente. Bene, mettiamo da parte questo. Direi che per questo primo di due video celebrativi per i 300 iscritti è davvero tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video acquisti. Fatemelo sapere nei commenti che se vi è piaciuto, magari siccome solitamente io cerco di fare acquisti, diciamo, concentrandoli sempre a inizio mese con tutte le novità. Poi mano a mano che escono le novità, diciamo, le prendo tutte insieme. Quindi magari se vi piace potrei portare questo tipo di video più volte sul canale. Ogni volta che farò acquisti potrò farvi un video dedicato a quello che ho acquistato e a piccoli aneddoti legati, diciamo, all'acquisto. Io vi ringrazio davvero tantissimo di nuovo per i 300 iscritti, perché davvero è passato pochissimo tempo dai 250. Non mi aspettavo minimamente di riuscire a raggiungere quest'altro obiettivo in così poco tempo. Quindi grazie mille per il supporto, davvero non mi stancherò mai di dirlo, e spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Come avete visto, sto cercando di portare contenuti anche diversi dalla classica recensione, anche un po' per premiarvi tra virgolette di tutto il supporto che mi state dando. Mi sta facendo veramente piacerissimo il rapporto che si sta creando, stanno nascendo delle belle amicizie con molti di voi, mi sento spessissimo in privato, quindi mi sembra giusto condividere sempre qualcosina in più con voi, proprio per ringraziarvi di tutto il supporto. Bene, direi che per questo primo video acquisti del canale è davvero tutto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di video, cosa ne pensate degli acquisti soprattutto, se avete già qualcuno di questi set, se siete alla ricerca magari di qualche set che sperate di recuperare in qualche negozio. Iscrivetevi al canale e condividete il video per supportare il canale, ma soprattutto per rimanere aggiornati su tutte le novità e su tutte le puntate di Brick Club e di Brick Club Pills. Quindi non dimenticate di attivare la campanella. Vi ricordo che potete seguire Brick Club anche sui social, anche se volete messaggiarmi, sia su Facebook che su Instagram, vi lascio il link in descrizione, e trovate Brick Club anche tra le rubriche della pagina Facebook Legopatici. Potete poi supportare la rubrica per permettermi di portare sempre più set, magari anche più grandi, sul canale grazie ad una piccola donazione su Patreon o su Ko-fi. Vi lascio comunque i link in descrizione. Io direi che per questo primo speciale per i 300 iscritti è davvero tutto. Io sono il Dottor Veleno. Alla prossima!